Occupato, ci vediamo a settembre. Ma come settembre? Mi sto cagando sotto. Ragazzi, io non ce la faccio più. Mi sto cagando addosso. Ponza frate, il buco s'apre. Mi sta facendo il cappolino, eh. Io. Ma è lo gnomo con l'ascia. Ma chi è questa mezza sega? Allora esiste davvero? Sì, sono gnomo con l'ascia e voi siete degli stronzi. Ai. Nano di merda, mi hai fatto male. Dani! Ma che c***o, nano bastardo! E voi che cazzo avete da guardare? Guardatevi sto video di merda. Benvenuti a Mistero. Vi faremo vedere cose sovrannaturali che possono andare dall'occulto e il non. Oggi entreremo nel mondo dello psicodramma, dei buchi neri e dei buchi di culo. Senza dimenticarci di metterci dentro qualche UFO, qualche templare, magari qualche cerchio nel grano, e il gioco è fatto. Buona visione. Non so se hai notato, questa bazzia non è il video. Ma potrebbe essere anche un'illusione ottica data dall'inclinazione che ha Saturno rispetto a tutti gli iPhone nel raggio di 100 metri. O la spiegazione potrebbe anche essere più misteriosa. Ecco, secondo me sono stati gli alieni. Fino a qualche tempo fa era popolata da fantasmi. La base di questa abbazia è una croce luciferina capovolta. Interessante. Che riprende i cerchi del grano, i quadri di Escher, dove lui rappresenta un mondo fatto di falli. Non lo sapevo. Ma è vero che sono state rilevate delle presenze fantasmine all'interno di questa chiesa sconsacrata? Ci sono motivi per pensare che questo posto potrebbe essere la dimora del fantasma di Cicciolina. Celestina, pezzo di merda, avresti anche rotto il cazzo. Salve a tutti, sono un fotografo part-time, cioè fotografo solo nelle feste di compleanno. Un giorno, durante un servizio fotografico, è comparso un uomo molto brutto. Lì per lì non ci feci molto caso, ma una volta sviluppata la foto rimasi a fissarla e a riflettere per molte ore. C'era qualcosa che non tornava. Quell'uomo molto brutto forse non era umano. Io mi sentivo a disagio, come un emo in un negozio di peluche. Finché ho visto su internet un annuncio del grande Adam Clarkson. Non che lo abbia mai sentito nominare prima, ma quella maschera era figa e di lui mi fidavo. Così ho inviato la mia foto alle mail da lui annunciata. Ma vaffanculo, computer di merda! Sono giunte delle immagini in redazione che hanno richiesto la nostra analisi tecnica. Andiamo subito a commentarle. Ecco, questa foto è palese degli strani esseri e viene da chiedersi chi sono questi tre esseri? Oltretutto questo è anche pelato. Questa immagine ci arriva da Simone di Alcedo Attis, che ha scoperto in casa sua un varco per un universo parallelo e si vede il suo alter ego al di là di questo varco, ed effettivamente è anche parecchio brutto. Finalmente è svelato un grandissimo mistero dei cerchi nel grano. Anche gli alieni sanno utilizzare la vanga. I grigi con il pollice verde? Questa è l'immagine più inquietante di tutte. Apparentemente è una normale foto in cui appare un pallino bianco, ma con le nostre analisi a colori invertiti effettivamente è stato svelato il mistero. Questa è la rappresentazione delle tre piramidi di Giza. Abbiamo fatto delle analisi su questa foto, abbiamo fatto delle triangolazioni utilizzando la tecnica della biometria facciale. Grazie a questa biometria abbiamo scoperto che questo naso appartiene a Michael Jackson. Questa che pare essere un'immagine di un UFO in realtà è un canotto da spiaggia, cioè si vede, è palese, c'è anche la riga nel mezzo della cucitura, della saldatura. Quindi mi dispiace, ma non è un vero UFO. Questa immagine, che sembra inquietante, in realtà non tratta né di un fantasma né di un UFO. Questo è semplicemente un negro.
sono lo stuntman di Parolaio, Adam Clarkson e Frinkets, Stinkets, Minkets, insomma, quello lì. Seguiteci in Clistero. Ciao ragazzi.